È stata presentata questa mattina al Teatro Alighieri la trilogia d'autunno 2016 di Ravenna Festival, Lungo il Danubio, dedicata al mondo dell'operetta. Quest'anno andiamo nel cuore della Mitteleuropa, a Budapest, anzi il cuore della Mitteleuropa si trasferisce a Ravenna, perché con un'operazione inedita e per la prima volta in Italia portiamo uno dei più importanti teatri europei che da sempre, come dire, si dedica proprio a un genere, l'operetta, che sta trovando proprio in questi ultimi anni in tutto il mondo un ritorno di interesse. Se penso che al Metropolitan a New York o al Teatro Châtelet a Parigi si stanno quasi dedicando alla riproposizione di capolavori come la Vedova Allegra o il Pipistrello, ecco, noi, come dire, siamo assolutamente allineati e proponiamo un progetto che porta alcuni proprio dei maggiori interpreti, perché c'è da dire che l'operetta ancora vive, sopravvive in qualche modo, in modo un po' anemico, con compagnie molto ridotte. È molto difficile vedere l'operetta nel suo splendore, che vede grandi orchestre, grandi corpi di ballo e grandi attori e cantanti. Ecco, la nostra operazione è quella proprio di far vedere, far sentire l'operetta come probabilmente con un motto forse un po' ardito, non è mai stata sentita, quindi come una forma d'arte completa che poco o nulla da invidiare ai grandi capolavori dell'opera e può portare anche uno stato di leggerezza però intelligente e mai volgare. Quali saranno appunto e quando le serate, gli spettacoli? Dunque avremo due weekend molto, molto intensi, dove secondo la formula della ormai molto collaudata della trilogia d'autunno si alterneranno sul palcoscenico della Alighieri tre opere che sono la Contessa Maritza di Kalman, il Fledermaus, ossia il Pipistrello di Johann Strauss, e la Vedova Allegra di Franz Lehár, sera dopo sera, non solo perché a questo poi si aggiungeranno, c'è una bella partecipazione anche della città, nel senso che in queste giornate, poi prolungandosi fino a Giovin Bacco, che è un'iniziativa, come molti sanno, legata al vino che non è molto distante da queste ambientazioni, da queste atmosfere, avremo l'orchestra dei 100 violini, dei Gypsy, dell'orchestra dei 100 violini di Budapest, e soprattutto la città sarà percorsa da violinisti magiari, gitani, da bande, e in qualche modo sarà possibile anche in molti dei ristoranti di Ravenna poter mangiare specialità ungheresi che non sono solo il goulash, attenzione, anzi il goulash ce lo siamo inventati noi italiani soprattutto, e soprattutto conoscere grandi vini ungheresi, quindi brindare, ascoltare buona musica e mangiare bene all'insegna così della allegria, della leggerezza, ma anche di un genere musicale davvero da conoscere, chiamato da direttori come Kleiber e Karajan. Senta, come era successo con i 100 cellos, la città invasa grazie dalla cultura, dalla musica, grazie a Ravenna Festival, questa cosa si ripete qui? Con intenti non bellicosi, l'idea è quella. A tutti credo oggi piaccia essere coinvolti in cose piacevoli, quindi l'idea di dare un segno, un segnale di gioia, allegria, di portare buona musica per le strade, in modo che anche chi non viene a teatro, non ha tempo, non ha voglia, può comunque incrociare magari anche casualmente con straordinari musicisti che percorrono le strade della propria città. Quindi vogliamo proseguire su questa strada. Dopo i 100 cellos avremo i 100 violini gitani e avremo ancora altro nei prossimi mesi, nei prossimi anni.